Bella a tutti ragazzi, sono Sergio Adria Betro, anche sul mio canale. Siamo tornati finalmente con la carriera allenatore dell'Udinese, l'episodio numero 9, in cui avevo preannunciato questa sfilza di gare. Ebbene, partiamo dalla Coppa Italia con la Roma. Ho praticamente fatto una pila di libri per poter mettere la telecamera a livello della faccia, però devo dire che è un lavoro che conviene e che ripeterò. Vada alle ciance. La formazione è sempre la solita, riprendiamo da dove abbiamo lasciato. Voi avete visto che ho caricato l'episodio 8 pochi giorni fa, però in realtà l'ho registrato il 7 luglio, quindi sono oggi il 27, sono esattamente 20 giorni che registro un episodio della carriera dell'Udinese e quindi dico finalmente si torna. Stadio Olimpico, pronti per il match d'andata delle semifinali, 180 minuti da giocare, che quindi anche abbiamo un match di ritorno e qui vuol dire che dobbiamo cercare di fare più gol possibili, ecco. La palla dentro per Nainggolan e subito primo brivido, adesso per Salah non lo può, Felipe non lo riprenderà mai, Salah, scuffetta, ottimo. Nainggolan, ottimo scuffetto, perfetto, nella respinta più che presa. Adula palla dentro per Zapata, non ti puoi fare prendere da Mario Rui, perfetto. Badu, Montolivo, ma che cosa ha fatto Montolivo? 1-0, proprio quando io meno me lo aspettavo sinceramente. Voglio rivederlo perché tiro a giro sul primo palo, beffato Alisson proprio ragazzi. Beffato. Allora si aspettava sull'altro palo, ho capito. Ottimo per Nainggolan. Perotti. Bruno Perez, palla dentro, finisce primo tempo ragazzi. Tutti gli spogliatoi appunto. Adesso vediamo di sistemare un po' le cose, ecco, allora. Terò mi è piaciuto poco, quindi solito come all'intervallo entra Bakogur, mai si sa. E Felipe mi ha anche calato, quindi per dare posto titolare entra Samir. Poi sicuramente nel secondo tempo faremo un altro cambio ovviamente. Uep, Bakogu! E la levata di porta, Alisson, incredibile, ce lo facessi io sul tuffo così. Totti al centro, scuffetto, sicuro, tra le sue braccia. Nostro portierone, ragazzi. Sto per sfondare Bruno Perez, attenzione. Dentro per Florenzi, larga. Larga. Attenzione, che buco! Strootman! Dentro per Florenzi! Scuffetta! Incredibile! Che parata! Attenzione ad Arbaoui! Palo! Palo del nuovo entrato Arbaoui! Lui lungo per Paredes, un minuto di recupero. Non bisogna prendere gol. Lui dentro. E la para. Scuffetta a Totti, finisce qui ragazzi. Una sudata. Ma ce l'abbiamo fatta. Si è fatto un gol in trasferta che comunque, nel caso di pareggio vale poco, perché pareggio, perché se si facesse, che ne so, 2-1 per loro laggiù, passerebbero loro, però vabbè. Zapata al secondo gol, vabbè, è andata male. Ok, siamo terzi. Ci andiamo a simulare contro l'Udinese. Contro Frosinone. E 1-1 ragazzi. Per le simulate non vanno mai. Però comunque
dico che per quello che sto facendo, insomma, Udinese non potrebbe essere terzo a oggi. Ci sono ormai 60 giocatori, ragazzi, guardate. C'è solo Adnan! E abbiamo venduti tutti! Tutti in prestito venduti! Quindi adesso sono curioso di andare a vedere come stanno i giocatori prestati. Pontisso è promettente. Per non parlare troppo di Nkuri. Fofana, perfetto. Ranegi ormai è vecchio, ok. Ok. Allora, nostro solito allenamento. Ci tengo moltissimo a far crescere Battocchio, come già accennato negli episodi precedenti, che diventerà un portiere, un signor portiere. Ok, chi anche cresce? Nessuno. Battocchio va già verso il 61. Io nella mia carriera col Milan ho trovato un altro, si chiama Sabbione. 84, 84, una cosa del genere. Scusate. E ora si va a giocare contro la Roma, in casa però, ed è il campionato. Siamo quarti a 2 punti dalla vetta che c'è la Juventus. E adesso ce la giochiamo tutta, ragazzi, ce la giochiamo tutta. Insomma, è una partita, diciamo, la prova del 9 questa qua. Bellissimo. E va l'ultimo. Fantastico. Ok, siamo a Roma, a Udine contro la Roma. Ha subito 16 gol in campionato la Roma, 2 li abbiamo fatti noi. Attenzione a De Paul. De Paul! Bravissimo Alisson, complimenti al portiere della Roma. Perotti. Scuffette fuori porta, Perotti. Meta. Attenzione a Kums, perfetta la procedura. Alisson. Ragazzi, l'Udinese dei primi tempi sta qua. Badu. Non va. Non ti recupero Nainggolan, attenzione. Sarà al cross Widmer, perfetto. La palla dentro. Ci si fa per un'ultima azione? No. Fine primo tempo, ragazzi. 0-0. Si poteva dare di più. La squadra affronta nel secondo tempo. Da 2 in mezzo a 3, Zapata. Zapata, ma. Hai limiti di tempo. Salta l'uomo. Salah. Mohamed Salah, Nainggolan. Esce. Perfetto. No. Buco, errore. No. No, ragazzi. Sto rivivendo l'incubo della partita col Milan, ragazzi. Questo gol può essere decisivo, blocca la partita. E non si vince più un campionato, non si vince più un campionato, Perotti. Rigore. Non ci credo, ragazzi. Rigore. Ragazzi, 2-0 Roma. Potevo rimanere fermo. La partita si complica. Bruno Perez, Totti, 3-0. Ora conducono per 3-2 a 0.
cioè Nainggolan, Salah si è messo a parare finalmente, si è messo a parare. Anzi, abbiamo preso gol da Totti, abbiamo preso gol da Totti, dai. Dentro Scuffet. Attenzione per Roma, ragazzi, che partitaccia. Che partitaccia, ragazzi, che partitaccia. Scusatemi, veramente uno schifo, ragazzi. Tre gol tutti nel secondo tempo. Mi fa rabbia perché non esiste. Quindi, 9 giorni del Rigo De Paul. Qui abbiamo questo... ingaggiare. Si fa giocare contro il Sassuolo. Mi viene, non ho anche voglia di fare allenamento, guardate. Convocazione per il Belgio. Quello tutto si ok io. Ok. Sono state. Siamo quinti ragazzi, siamo quinti. Ora qua andrà a giocare Adnan per forza, l'abbiamo scelta, eravamo primi ragazzi, primi, ma siamo quinti. Questa sicuramente non la vinceremo, figuratevi. Ragazzi, è il quarto 1-1 di fila su partite simulate. Io non lo so proprio che succede, però... ora andremo, ecco qua, sicuramente sia la nazionale, andremo a giocare contro Nuova Zelanda e simuleremo contro la Finlandia. 1-1. Ah, pure perso ragazzi, quindi questo episodio era tutto rose e fiori. Andiamo a sistemare la formazione, ok. Perfetto, però vabbè. Se si va a giocare contro Nuova Zelanda, proprio lo faccio perché voglio portare una partita della nazionale. Spero di rifarmi dopo l'ultima partita veramente orribile contro la Roma. Però sapete, sono cose che succedono quando una squadra è così. Nuova Zelanda, Belgio. Terza partita di questo episodio. Stiamo per vivere una partita internazionale che può regalarci veramente grandissimo spettacolo. È tutto pronto. Un saluto da Piero Cifato e Stefano Nava. Se la proponetevi però, Witzel, tiraggio di Witzel, centrale Lukaku, fuori gioco. Ragazzi, non ne va una. Witzel. Witzel, 1-0 per noi. Alex Witzel, che si è fatto zappalato un gol così. Invece Alex Witzel, vabbè, questa partita qua la vinceremo, cioè mi sembra ovvio. Attenzione, va dentro e si acchiappa anche il pareggio, eh? E si acchiappa anche il pareggio, eh? Hazard. Lukaku! E rete di Hazard, ragazzi. 2-0. Rete un po' curiosa. La voglio rivedere un secondo.
Sì, ok. C'è modo migliore della carica dei suoi spunta da nulla proprio, Hazard. 2-0. È una prateria De Bruyne. Può fare quel che vuole De Bruyne. Dentro Lukaku. Sigmund. Forse. No, non lo so chi è il portiere. Insomma, calcio d'angolo. Per noi. Non mi sto neanche divertendo. Marinovic, il portiere. Hazard. Ormai finirà il primo tempo. 2 minuti di recupero. Anche troppi. Hazard. Nostra. Cameron. C'è una punizione per noi? Sì. E poi una palla dentro. E qua si conclude il primo tempo. 2-0 per il Belgio. Partita, ragazzi, di una semplicità immane. Vergognosa. Però avevo detto che volevo portare un episodio con una partita con la nazionale, l'ho fatto. Partita. Momento clou della partita. Entra Dries Mertens. Uscirà Carrasco. Sposterò De Bruyne sulla destra per far fare appunto la seconda punta a Mertens. Punizione. Company. Nainggolan. No, Mertens. Classico gol da Mertens. 3-0 per il Belgio. L'ho fatto, sì, però insomma la posta in palio è un po' diversa. Dritto, parte Mertens. Mertens, palo! Rimega il 4-0. Palla dentro. Apprezzo la velocità, ma il tiro, ragazzi, c'è un po' da rivederlo, eh. 2 minuti di recupero, come nel primo tempo. Attenzione, l'ultima azione per la Nuova Zelanda. Nainggolan recupera, Lomberts finisce qua. Finisce 3-0. Fatto proprio per portarlo, tanto non mi interessava tanto fare una partita che... Anzi, avrebbe anche tutto il tempo dell'episodio. Brucia ancora per il 3-0. E niente. Ok, Letizia vuole andare via. Quindi è momento di promuoverlo in prima squadra, anche perché non c'è più nessuno. E quindi è momento di... promuoverlo. Tocca a Prari, andrà via. Ragazzi, Magni diventerà un ottimo terzino sinistro. Destro, scusate. Andiamo qua a fare allenamentino. Torneremo Letizia. Non so che esercizio proprio dargli. Venuti. Basciuti. Magni. E Valotti. Ok. Mamma mia, cioè, è andato di 2 mani. Aspettate un pochino. Si ricomincerà il prossimo episodio con il Napoli. Ok, Letizia, altro nuovo benvenuto. Rimettiamo De Paul dov'era. Perché con Abraham non ci gioca, non è anche morto. E Letizia quando andrà in prestito la prossima sessione di mercato. Io vi saluto.
partita veramente quella con la Roma, lasciamo perdere. Lasciate like e scrivetevi come trovate qua sotto. E ci vediamo alla prossima, ciao a tutti, restate Adriano.